ragazzi, sono Lorenzo e bentornati su Sotto Recensione. E vai ragazzi, troppo bello. Oggi andremo a vedere i short più virali, più divertenti. Talking Joan, mercoledì. Ed è una prova a non ridere, quindi se rido mi do una padellata in faccia. Quindi ragazzi, se vi piacciono i short, scrivete tutti sotto nei commenti padelle e lascio un like ora, entro 3 secondi, se no questa padella ti arriverà dritta in testa. Fatto? Bene, possiamo iniziare. Ah, che bello YouTube su mobile. Guardate, ci sono cose fantastiche. Dietro le scene di quando ho filmato Crazy. Calma Lorenzo, calma Lorenzo. Allora, abbiamo appena iniziato. Comunque, questo non lo volevo vedere. Categoria short. Una categoria che potrebbe far paura, che potrebbe far timore. Che ci fa questo qua con delle banane? No, le ha sbucciate. No, le ha tagliate. Cosa sta facendo? Cosa fa? Non sono pronto per vedere i short, ma iniziamo. Vai. Primo short. Se ti do $100, andrai a Parigi per me a prendere la baguette. Ma questo è Mr. Bestia. Se ti do $300, andrai a Parigi per prendermi delle baguette. Subito. Cioè non ci credo. Mr. Beast ha dato veramente $300 ad un tipo per andare in Francia a prendergli un filone di pane. Che bello. A Parigi posso avere 12 baguette. Mamma mia, che ci devi sfamare. Fantastico, cioè praticamente ha fatto tutto questo per portare a Mr. Beast delle baguette. Sto ridendo. No, no, allora non vale. Non vale, non vale. Ok, ora inizia la vera sfida. Questa era una prova. Ho fallito miseramente il test. Mo serio. Prossimo. Ah, che bello. Mi puoi fare la foto con la tua macchina? Oh no, c'è un tipo che gliela ruba. No, no, c'è un tipo che gliela sta rubando. Ehi, vedi che quello è una Lambo. Adesso ti prendono un Lambo. Cioè quello ti stava rubando la macchina e inizia a ballare tutto a posto. Prossimo. Oh no. Ma questo è Mattiz. Non devo ridere. Ehi bro, listen to this music, man. Sto ridendo per me, non per lo short. Ok, sono diventati amici. Va bene così. Oh no! Guarda wow, ragazzi, mi ricorda una scena di Spider-Man. Dai, mostra i poteri da ragno, forza! Dai, mostra i poteri da ragno! Ragazzi, guardate qua, ora gli tiro una ragnatela in bocca! Oh no, no, mi scusi! No, no, sono io, bro! Il tuo migliore amico, best friend forever, e vai così. Prossimo. Se trasformi questo uno in un 3, okay. Stasera ti porto al McDonald's, ma poi fa. Ma queste sono dichiarazioni d'amore. Allora, come facciamo a trasformare questo uno in un 3? Cerchiamo la soluzione noi prima di loro. Complicata la matematica. Soltanto con due linee. Questi sono i giochi stupidi del. Con due linee. Vediamo se ci arriva. Due linee, ne ha fatte 18. Come due linee? Come fai a fare un 3 con due linee? Hai perso il Mac. No, no, non mi è volata la cuffia. Ma tu credi che io sia shame? Vabbè, al McDonald's ci andiamo allo stesso? Speriamo di sì, prossimo. Oddio, che è? Ma questo è Giuciu Carlo. No.
Wow, sentire il trenino Thomas con Lady Gaga di sotto mi sta facendo venire una gaga veramente fortissima. Ma è sempre lo stesso, questa non è un'evoluzione. È sempre il trenino Thomas ultra mega arrabbiato. Prossimo. Cos'è sto coso? Ne siamo nelle backrooms. Basta! Prossimo. Se vedi questo animale nel 2023, corri subito a chiedere aiuto. Ok, vediamo qual è questo animale del 2023. Un animale pericolosissimo, quindi fate attenzione. Mi dica qual è il suo problema. Mi sveglio ancora cacata. Questo è un non devo ridere. Questo è un grandissimo problema comunque. E c'è un motivo per cui si sveglia ancora cacata? Questa maledetta felicità. Aiuto! Voglia di cacare in spiaggia. I pazienti. Beh, quella di che. Sofferenza. Vorrei ridere mille volte, però non ce la faccio. Maledizione. Prossimo. Attenzione, c'è uno Spider-Man. Sopra un tapirulano. Pikachu. Vi ho voluto molto bene. Lo sai che Susie mi ha detto che parlo troppo. Tu ci rimani male, giusto? Sì, certo. Vabbè, questo è vero. Bla 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 bla. Giustamente. Vediamo cosa dice Maria De Filippi in proposito. Non è vero. Basta così. Sì, ma infatti. Ah sì, allora. Sì, ma infatti, basta. Cioè, basta dire io parlo così. Mai più. Ok, questo era inaspettato. Vi voglio bene, vi voglio tanto bene. Ma chissà perché mi sputtano qualche TikTok. No, scusa, short di mercoledì. Chissà perché, chissà mai. Prossimo. Ah, mercoledì Adams 2.0. Cioè, Bianca non è una sirena, ma è un Hyde. Xavier, che cos'è? Che è sto coso? Ma Lupo Mannaro? Inid. Ok, Inid fa paura, ma è troppo forte. Lui è diventato un'ape? Dimmi di sì, ti prego. Lui amava tanto le api e diventare una di quelle sarebbe fantastico per lui. I mostri in Ohio. Scritto da... Prossimo. Attenzione! Ciuciu Carlo è stato visto nella vita reale. E questa è seria la situazione. Vediamo dove è stato visto. Eccoci qua. Ma è incredibile. Cioè, questa immagine sembra così reale. E se lo fosse? Beh, non vorrei mai scoprirlo. Per questo prendo la padella. Annullo qualsiasi maledizione. In nome della padella. No, che orribile. Guardate che lo insegue. E vabbè, ha inseguito la macchina. Non aveva la mania dei treni, Carlo. Non aveva la mania dei treni. Cosa sto vedendo? Eccolo lì! Non devo ridere! Prossimo! Attenzione! No, no! Perché si trova in gabinetto e mangia Coca-Cola e patatine? Eh sì, però pizzica tutta, me la stai facendo cadere! Facciala! Thomas! Gli hanno coperto pure la faccia! Il trenino Tommaso! Tommaso, il treno napoletano! Che vi
me trasportato su un camion. Povero, guardate che gli hanno coperto la faccia. No. Prossimo. Gabby! Pac-Man vuole minute la biscuit al supermercato. No! Gabby, corri! Corri! Utilizza il potere del Nutella biscotti, forza! Mi sa, con quella esplosione in faccia non si è fatto male. Mi sa che lo devo chiamare. Io, ragazzi, direi di vedere gli ultimissimi short. Volevo vedere quelli nuovi anche di mercoledì. Vediamo cosa esce fuori. Quindi cerchiamo. Oh, che bella! Enid! Fantastico, c'è pure l'animazione di sotto. Ma è troppo bella Enid così. No, Enid! Ah, cioè adesso c'è pure mano così a caso. Non sto capendo più nulla. Mi sta andando in pompa il cervello. Il mio cervello sta esplodendo. Oh, si è trasformata. Ok. Gli ha fatto le unghie a mano. Ma perché a mano si fa fare sempre le unghie da Enid? Cosa succede? Prossimo! No, dai, ma di nuovo Enid che fai lo smalto a mano. Ecco, in questo momento vorrei essere il ragazzo verde. Così. Questi short di mercoledì stanno raggiungendo un loro livello di stranezza. Ho molta paura. Vediamo l'ultimo short, ragazzi, di oggi. E stop! Prossimo! 3, 2, 1, go! Credo di aver visto abbastanza short per oggi. Ok, ragazzi, io direi che questo video lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Nulla. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. C'è un sacco di pollicioni in su. Qua il vostro Lorenz, è tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E...